Oggi 8 novembre siamo qua di fronte all'Università di Messina, il Rettorato si sta tenendo una conferenza internazionale sugli ultimi risultati degli studi sull'energia nucleare, sulle centrali nucleari, sulla fissione nucleare. I relatori da stamattina stanno esponendo i loro studi. Qua di fronte a noi abbiamo l'edificio del Tribunale, l'edificio funzionalista che Marcello Piacentini, l'architetto del regime, progettò durante la dittatura italiana. La dittatura volle questa facciata neoclassica, ma in realtà che somiglia molto ai tempi di Sedinuta, ma in realtà l'interno è con un'architettura a pianta funzionalista. Nella piazzale del Tribunale vediamo un agente dell'esercito italiano che da qualche giorno fa da sentinella una Jeep che sembra ripitturata in qualche modo e addirittura con la targa scolorita, non si vede bene il colore della targa, quindi è una Jeep riutilizzata. Probabilmente una di quelle Jeep mandate a fare le missioni fuori dai confini della Repubblica e in aperta violazione della Costituzione italiana. Questa Jeep, che è una Jeep, una campagnola dell'esercito, probabilmente è stata nelle zone di guerra dove hanno sparato quei proiettili che contenevano cariche radioattive, per cui sono morti decine di militari italiani e migliaia sono malati, da quelli mandati in Somalia fino a quelli mandati in Iraq e in Iran. In questo momento qui in questa università si sta parlando di energia nucleare e di tutto quello che si può fare con l'energia nucleare. Mentre qui si parla di energia nucleare, di fronte abbiamo una Jeep che probabilmente abbiamo di fronte una Jeep che probabilmente è stata in zone militari, in zone di guerra, dove hanno usato le radiazioni nucleari, dove hanno usato dei proiettili radioattivi. E qui ce l'abbiamo parcheggiato davanti al Tribunale di Messina, dove entrano e escono migliaia di persone e ovviamente avvocati e giudici. Vorremmo proprio sapere se questa Jeep è una di quelle che è stata in Kosovo, ad esempio, dove sono sparati i missili con le cariche. Con le cariche a energia radioattiva.